Benvenuti all'ottava puntata di Smoice Place dedicata a Stellaris. Ci eravamo lasciati con dei propositi di guerra. Abbiamo questo vicino, l'Aether Galactic Union, che non solo si sta espandendo nella nostra direzione, ma è abbastanza ostile, e nessuno degli altri stati attorno a noi è particolarmente amichevole. Quasi nessuno di rilevante in questo conglomerato. Questi due sono spiritualisti, noi siamo materialisti, quindi siamo praticamente circondati da avversari. Detto questo, stavamo lavorando sulla nostra flotta, la stiamo espandendo con le destroyer, ma quello che ci manca in questo momento, secondo me, è aumentare ancora di più lo sforzo bellico e industriale. Voglio aumentare la produzione di minerali e la produzione di energia per sostenere una flotta più grande. Allo stesso tempo, come influenza, non abbiamo un granché bisogno. Quindi ho ideato una strategia e, perché voglio assolutamente andare a recuperare questi sistemi che vedete qua sotto, quindi andare a rubare Yildun appunto all'Aether Galactic Union e prendere in particolare Kasmaton, prima di tutto perché sono dei sistemi molto ricchi, seconda cosa perché ha due pianeti che sono abitabili per la mia fazione, per la mia razza principale, quindi voglio assolutamente andare lì. Dall'altro lato voglio esplorare un po' più vicino e utilizzare i Frontier Post che consumano un punto di influenza al mese per allargare la nostra influenza. In questo momento abbiamo addirittura un più 5, anzi un più 4, pardon, è veramente tanto. Possiamo spendere almeno uno o due per ampliare la nostra sfera di influenza. Visto che non ci sono pianeti abitabili, per ora almeno, non abbiamo ancora proprio esplorato tutto questa parte della galassia qui, manderò la nostra construction ship a costruirne uno. Prima però voglio eliminare le amebe. Abbiamo 703 di potenza come amebe, voglio mandare la flotta. La mandiamo subito? No, la manderei quando tutta la flotta è pronta. Stavamo costruendo appunto delle altre tre destroyer. Tolgo quindi della pausa, metto fastest e la nostra sunship invece andrà a esplorare qua in alto per ora, per poi tornare qua sotto. Oppure no? In realtà io vorrei costruire una seconda science ship. So che questo Migration Treaty Proposal. I nostri rivali ci dicono un Migration Treaty. Ah no, con la Chaskeran. Ok. Sì, praticamente sono molto vicini a questa altra nazione, i nostri rivali. Infatti, secondo me bisognerà aspettarci un attacco da due Construction lati. complete. Eccola qua, abbiamo la seconda science ship. Possiamo reclutare giusto uno ancora e così faremo. Anomaly Discovery Chance più 10%. Construction Recruit complete. è proprio il suo. Perfetto, quindi questa science ship andrà qua. Abbiamo completato la flotta, controlliamo subito. Potremmo costruirne ancora una, giusto? Sì. Direi di andare di trifuratrice. Nostra construction ship la mandiamo già vicino, in modo che sia pronta ad entrare. Questi quattro sistemi non sono particolarmente male, né? Potremmo anche decidere di andare lì. Però, per Construction complete. ora, vedremo. Qua stiamo facendo una service ship. Perfetto. Andiamo. Su Amanita Rules, c'è qualcosa da fare in superficie? In questo momento sì. Potremmo fare per Construction esempio un complete. biolab. Potremmo fare una physics lab. Incoming transmission. Vedete la presenza va Pre Space Alien Civilization on Ive Yibba Filav. In the Itzval System. Itzval è qua. There is evidence that they have harnessed the power of the atom, quindi sono già nell'Atomic Age. Interessante, potremmo andare magari lì vicino. Quindi abbiamo aumentato la nostra scienza. Questo è buono. Aumentiamo l'energia su Sphinferly. Andiamo ad aumentare scienza anche lì. E a mazza di tamburo aumentiamo decisamente System survey l'energia. Attenzione. complete. System survey complete. Prima di tutto andiamo a distruggere questa amebe. Poi c'è l'elezione. Posso spendere 200 di influenza per
per mantenere il nostro simpatico Vagorelim, che a meno 10 di building cost e più 10 di food, che sono ottime cose all'inizio, quindi proprio spenderei questi 200 di influenza, ed è stato eletto di nuovo. Poi abbiamo finito le system survey, tutte e due. Questo che è più esperto lo manderei a fare un giro assolutamente così. Serve system a tutti questi sistemi vicini. Poi se trova qualcosa di ostile, torniamo indietro. Però gli facciamo fare un giro. Questa construction ship per adesso può rimanere ferma. La battaglia, Hostile fleet in engaged. teoria, dovrebbe essere a senso unico. Siamo praticamente il doppio, ben Incoming armati. transmission. Construction complete. Attenzione. Non aggression pact invitation, altre chaskran. Non aggression pact? Sì, va bene. Così evitiamo magari che ci attacchino alle spalle. Construction complete. A Sfinferli abbiamo ancora qualcosa da fare? Beh, possiamo togliere quel blocco, per esempio. Mentre qua, però, adesso non abbiamo nulla da fare. Però inizierei a togliere questo. Inizierei a costruire una power plant. System survey complete. Construction complete. Situation log updated. Fantastico. E ora andrei a liberare le amebe qua. Thousand scientists and advisors we sent to Yurgubdak have finally completed Artus' task of bringing the local civilization up to an early space age level of technology. Under the new unified government, the Alliance now style themselves as the Anatium Confederacy and they have agreed to become our vassals. This is a great day. Abbiamo un vassallo, andiamo ad analizzarli. Sono xenofobi, simpatici, spiritualisti, simpatici e individualisti, quindi andiamo praticamente di male in peggio. Sarà veramente dura tenerli sotto, ma per adesso li teniamo. Oltretutto, come razza, sono tropical preference, quindi magari potrebbe essere che avremo qualcosa da dirci, potremmo utilizzarli. Innanzitutto iniziamo con un trade deal. Beh, non c'è niente da fare per ora. Questi potranno anche colonizzare i nostri sistemi, eh? Sappiateli. Dove sei? Science ship, qua. Prego. Service system. Per adesso non è stato molto fruttuoso. Poi fai research project e service system. Perfetto. La nostra construction ship è lì. Per adesso non la muoverei da lì. Questa zona non sembra essere particolarmente interessante. Construction complete. Ok, garantire Vox. Ethical Union non sta più garantendo la Granopac Administration. Questo è buono, in realtà. Anomaly found. Hostile fleet engaged. System survey complete. Si sono suicidati. Questi nostri vicini hanno suicidato le loro navi. Construction Non si sa complete. bene per quale Defeating motivo. hostile fleet. E invece abbiamo uno scienziato che sta evadendo. Esatto. Quindi bisogna fare un giro più alto. Cosa abbiamo trovato? Amebe, ovviamente. Qua abbiamo finito. Puoi tornare a ripararti. Abbiamo spazio per due Destroyer, direi che è il mo momento di farlo. Sì, decisamente l'osservatorio va costruito e poi vogliamo una smazzolatrice e una trifolatrice e una corvette. System survey complete. Io andrei proprio a Vestallus, questa zona qua. Che bello in centro. Research complete.
Dobbiamo vedere quali ricerche possiamo fare. Ci sarà qualcosa di offensivo? Beh, possiamo iniziare a costruire le cruiser. Decisamente andrei con quello. A sfinferli come siamo messi. Così così. Ammanite. Possiamo iniziare a liberare un po' più di zona se servisse. E qua possiamo migliorare le nostre chance di produzione. Guardiamo come siamo messi come cibo. Non troppo bene su ammanite. Iniziamo a costruire una farm là sopra allora. E magari possiamo spostare, anche se mi piange un po' il cuore, qualcuno. Debris analyzed. Perfetto, abbiamo analizzato il debris. Adesso lui sta facendo la survey del sistema. Poi puoi fare la survey del sistema anche a Manward qua. E poi c'è Gatica. E questi li abbiamo fatti tutti. Poi vedremo cosa fare eventualmente. Amanita. Amanita sta abbastanza bene. Potremmo costruire qualcosa magari in spazio porto. No, per ora non sempre ce ne sia bisogno. Stiamo proseguendo. Oh, sembra che Construction complete. l'LC Trax, System survey complete. che è qua. Anomaly found. Provo a farla ricercare anche se non siamo troppo avanzati, perché non ne voglio lasciare troppe indietro. Construction complete. Oh. Guardate, Deep Scans suffer the reactor failure and become trapped inside the gas giant gravity well. The vessel science suffered and successfully oversaw the evacuation of the entire crew, but the ship itself was pulled into the planet's dense atmosphere and never seen again. Ok. Abbiamo perso uno, il nostro scienziato, quello nuovo. Così, boom, distrutto. A questo punto, a questo punto tenterei di tornare indietro e vedere com'è questo sistema. E Gatrica e il Manward il prima possibile. Ci stanno veramente mangiando il territorio questi nostri vicini. Sarà prima o poi da ridurli perché questo pianeta è Construction veramente complete. in una brutta situazione. Ok, nostro ammiraglio ha guadagnato un po' di roba. Direi che comunque li abbiamo tolto parecchia ciccia qua. E abbiamo limitato i danni. Con un po' di tempo riusciremo a probabilmente a togliergli altra influenza, se andremo verso quella direzione come tecnologia. Allora, come vedete, fallire Construction complete. è stato abbastanza disastroso per quell'anomalia. Vediamo, abbiamo il massimo della flotta. Pianeti siamo quasi al massimo. Volevo dare un'occhiata allo ship designer se potevamo migliorare qualcosa. Allora, sembrerebbe di no. Siamo messi abbastanza bene. No, direi che avevamo già fatto tutto quanto l'ultima volta, quindi non possiamo ancora migliorare nulla. Stiamo crescendo qualche popolazione in più. Construction complete. Siamo messi molto bene al momento come produzione di System energia survey e complete. minerali. Spaceport upgrade, decisamente. Poi faremo una Destroyer Assembly Plants, direi. E inizio a fare gli upgrade agli spazioporti, anche se consumeranno parecchia energia, perché voglio avere più fleet.
Loro sono sempre superiori, sia come naval capacity, più o meno, che come fleet power. Allora, direi che puoi iniziare a costruire. Allora, vediamo. Construction complete. Mining station. Mining station. E Construction complete. poi vediamo. Per adesso facciamo così. Ti costruisco una Destroyer Assembly Plan. Poi metterò un po' di difesa perché secondo me questa sarà una partita turbolenta entro breve. Research complete, perfetto. New research. Oh, fantastico. Allora, vediamo. Ci abbiamo tante cose da fare. Possiamo aumentare l'energy reactor, ma quello è già abbastanza avanzato. Solar Network potrebbe aumentare l'energia, ma siamo messi abbastanza bene con quello. Avere di Basic Combat Rules. Che aumentano l'efficacia delle navi in combattimento. Sto costruendo un po' di Synchronized Defense perché voglio essere pronto in caso di necessità di difesa il più possibile. Gatrikaerd. Construction complete. Defensive Party Invitation. Si stanno invitando a Construction vicenda. complete. Questo non è buono. Io speravo che invece quelli lì dietro, prima o poi, Construction complete. si ribellassero. E invece non possiamo contare proprio su nessuno stavolta. Vediamo, vediamo. Cosa possiamo ancora fare? Abbiamo tantissimi slot, ma voglio tenere quegli slot per fare le cruiser. Sperando di avere tempo per farle. La nostra construction ship è bella interessata in costruzioni. Non abbiamo ancora poi tantissimo da effettivamente da costruire all'interno del nostro spazio. I nostri sudditi qua sono veramente schife. Possiamo semplicemente schifarli. Però servono, magari li mandiamo alla muerte, oppure li assimiliamo e poi gli diamo un settore. Questo potrebbe essere effettivamente qualcosa di gestibile. Potrei sfinferli, però è proprio qua, che è uno dei pianeti migliori che abbiamo. Qua sopra di pianeti abitabili neanche a piangere, eh? C'è solamente un Tropical World che potrebbe andare bene appunto per i nostri vassalli, ma non per noi. Allora, torniamo dalla pausa, guardiamo quanto manca. Construction complete. Allora, construction ship, abbiamo ancora qualcosina da fare. Voglio andare con questa prima qua a fare l'anomalia. System survey complete. Esatto, e poi tornare qua a fare questo. Construction complete. Perfetto. Abbiamo fatto anche qua questa costruzione. Andrei proprio a fare le mining station e poi a vedere cosa possiamo fare. A Subra, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche. Calma, calma. Prima di tutto, abbiamo trovato nell'anomalia Weapons Target Range, che ci dà più 3 di physics. Asteroid A5498 is pockmarked with crates from Weapon Blast. L'hanno usato questo asteroide come tiro al bersaglio 2000 anni fa. I residuati dell'energia ci danno dei risultati un po' esotici di qualche armamento che noi non conosciamo, tra cui includi subspace bombs e un generatore di singolarità. I nostri scienziati sono interessati a costruire, a studiarlo e quindi
abbiamo guadagnato qualcosa. Ma appunto la cosa più importante è che la Evandri Hierarchy, questo stato che è nato qua sotto, ha dichiarato guerra agli Dei Ixa. Andremo a vedere come andrà a finire. Questo vuol dire che comunque questo settore sarà abbastanza incasinato, troppo incasinato magari appunto per venire a rompere le scatole a noi, cosa che va benissimo, ci farei la firma. Direi che ci possiamo più o meno fermare qui, volevo solo dare un'occhiata alla nostra Signship che sta andando ad aprire una strada. Allora, i Gocnamlor Assimilation hanno si sono federati con la Aether Galactic Union. Per noi è una notizia nefasta, veramente nefasta. Anche perché ovviamente continuano a essere più avanti a noi. Beh, più o meno, sono quasi equivalenti. Ma se li contiamo tutti e due assieme, con ogni priorità sono molto più avanti a noi. Bene, abbiamo ce ne rafforzati, abbiamo un'ottima produzione. Stiamo andando avanti anche abbastanza bene come tecnologie. Tenteremo di continuare fino ad arrivare ad un punto da essere in maggioranza. Vi saluto per questa puntata. Ci vediamo la volta prossima con la fine dei nostri preparativi e spero con la creazione dell'ultima colonia, probabilmente qua in alto. Una buona giornata. Ciao a tutti. Ciao ciao.